mangi una pera. Borgo in musica, Salta Rua, 15ª edizione. Con noi c'è Irene Cecchi, presidente della Proloco. E allora, in questa edizione noi abbiamo un cantante famosissimo, Tricarico, Francesco, che aspettiamo, speriamo di intervistare. Abbiamo visto altri gruppi, abbiamo visto Frida Neri, altri due gruppi bravissimi. Eccezionali, ma proprio... Guarda, sono proprio, non so, il top di questa serata. La Frida poi appena mamma, una new mamma, proprio bravissima, si sente proprio... Infatti ha detto il primo concerto dopo il parto, quindi sì. Si sente in euforia. Si sente l'euforia. Poi ci sono comunque le Fibre Ottiche di Fossombrone, che sono ragazzi giovanissimi che ritornano sulle scene dopo un anno di assenza, quindi prima volta a Salta Rua dopo, no, tanto tempo. E in più Bad Moon Circus, che comunque, insomma, cioè, fanno blues, fanno... poi c'è un ragazzo che è Giacomo, che è di Saltar Calcinelli, quindi delle nostre zone, insomma, contentissimi. E noi siamo contentissimi di avere a tutti qui stasera. Quindi è una bella organizzazione, un bellissimo borgo, perché per chi non lo conosce, poi che venga a vederlo nel centro delle Marche, nell'entroterra, e invitiamo tutti il prossimo anno. Francesco Tricarico, ciao! Ciao. Senti, da Io sono Francesco, la prima canzone con cui hai esordito, Alla Mela, quanto tempo è passato e quante cose sono trascorse? Sono passati 15 anni, sono successe tante cose, belle, brutte, tante cose in 15 anni, è passato tanto tempo. 7 album pubblicati? 6, il settimo a settembre. Ah, deve uscire, sono in anticipo. E hai lavorato con Pieraccioni, con Adriano Celentano, quindi insomma un bel bagaglio di musica che hai dietro, non solo quelle che noi conosciamo. Sì, sì, ho avuto la fortuna di conoscere tanti artisti, tra virgolette, e anche senza virgolette. Celentano, Morani, Malikayano. Sì, ho avuto modo in questi 15 anni di conoscere e capire tante cose, no? Si dice che il mestiere si rubi con gli occhi. Ecco, io ho cercato di capire il più possibile il mondo della musica, la discografia, tutto ciò che c'è oltre la canzone. E sono arrivato alla conclusione che La Mela è marcia. Infatti ascoltavo oggi il testo e la canzone, insomma, è un po' una forma di polemica per i nostri politici, che mantengono un po' un distacco con la gente comune. No, è a 360 gradi, è così, è nella musica, nella politica, mi sembra che ci siano dei posti molto importanti dove ci sono persone inadeguate, insomma, che stanno facendo un po' di disastri, non un po', stanno facendo dei disastri e... Però vabbè, la mia è una canzoncina, per cui si parla un po' di questo e poi si alleggerisce il tutto con altri argomenti. No, però è buffo, perché debbano essere i cantanti comunque a dire la verità, come era successo per Giorgio Gaber, che è destra e sinistra, come lo stai facendo te, come lo stanno facendo altri, quando poi comunque chi ci governa o chi è comunque ai piani alti non capisce quello che sta passando nel nostro paese. Ma secondo me lo capisce bene, ma non gliene può fregare di meno, cioè non penso che a Renzi gliene fotta niente di me e dei miei problemi, quello è lì, penso che non conti neanche nulla, sia un burattino manovrato da altre persone, non ha nessuna importanza, anche perché non è stato eletto da me, tu non hai... No, idem. È lì, ma non è stato eletto da nessuno, e questa è la cosa, ci abituiamo a tutto, è questo che mi sorprende. Non c'è nessuna reazione, c'è uno in capo, il primo ministro, che non è stato eletto dai parlamentari e nessuno dice niente. E io sono triste per questo, ma anche verso di me, perché mi accorgo che non c'è più reazione, ci si abitua. Pensa che io leggevo una scritta, nostro agio nel disagio, ed effettivamente noi siamo così. Sì, forse il disagio non è ancora abbastanza, perché poi quando inizia... almeno io lo vivo sulla mia pelle, quando il disagio inizia ad essere alto, la reazione inizia ad esserci, insomma. Forse non abbiamo ancora toccato il fondo. Beh, speriamo che di reagire un pochino prima. Intanto ti ringrazio e complimenti per le tue canzoni, sono bellissime. Grazie, ciao. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, ero un bambino.
bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema su papà. Io penso è uno scherzo, sorride, mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Sai cosa mi dici? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so con chi parlava. Dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Puttana, puttana, puttana la maestra.